benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto sicuramente dal titolo, non si tratterà di un video per quanto riguarda il mondo delle unghie o il mondo nails in generale, né tutorial né niente, bensì vi mostrerò la cosa che per il momento mi sta portando via un sacco di soldi. Allora, vi mostro un'anteprima. Ecco qui, è la bustina di Pandora. Praticamente, non so se sono l'unica a cui succede questa cosa, ma quando vado a letto la sera e mi rilasso, vago su centinaia di siti per vedere la cosa che magari posso comprare con i soldi che ho guadagnato. E niente, una sera è successa che tramite una pubblicità di Facebook, se non erro, mi sono spuntati davanti questi braccialetti meravigliosi. Sì, conoscevo l'azienda, per carità, anzi dicevo addirittura alle persone: ma come fate a spendere tutti questi soldi per un bracciale? Lo facevo, l'ho fatto pure io. Comunque, da circa un mesetto e mezzo ho scoperto, fra virgolette scoperto perché ripeto, sapevo della sua esistenza, Pandora. Però sono andata a guardare meglio il sito e ho visto che c'erano un sacco di cose meravigliose. Il giorno dopo vado in un store, che c'è lo store qui a Messina, e ho comprato il mio primo braccialetto. Non mi ricordo adesso, ah sì, il 4 settembre esattamente. E da lì poi è stato un susseguirsi di comprare questi charm, ne vedevo di qua, ne vedevo di là, e quindi è successo lì l'irreparabile. Adesso in questo video vi voglio mostrare quello che ho comprato e tutti i charms che comunque sono andata a comprare. Allora, il braccialetto non è proprio completissimo, però diciamo quasi quasi. E niente, ho deciso di mostrarvi anche questa parte delle mie cose personali, piuttosto che fare magari sempre soliti video e magari fare anche qualcos'altro. E adesso vi lascio il video, vi mostro il bracciale e ci vediamo fra poco. Ciao! Dunque ragazze, eccoci qua finalmente. Questa è la mia scatolina. Ancora devo comprare un portagioie, che ce ne sono davvero di bellissimi. Quindi sto aspettando un attimino di trovare magari quello che proprio mi piace un sacco a me e che difficilmente si trova, magari che non stacchino la testa, tipo 30-40 euro, perché onestamente sono scatoline che danno il regalo, per cui diciamo che non vado a dare i 30 euro, ecco. E allora, io comunque lo tengo qua dentro, lo vado ad aprire, e come potete vedere lo tengo dentro questa... diciamo pellicolina di questa plastica, ecco. E queste plastichine si trovano tranquillamente dai cinesi, lo contengo qua dentro in modo che il bracciale non ossidi, insieme a questo qui, che comunque troviamo tranquillamente anche dentro le scatole delle scarpe, non so, comunque si trovano ovunque, e evita anche questo qua che il bracciale ossidi. Allora, questo è il bracciale come l'ho composto io. Dunque, io sono stata subito, immediatamente attratta dal bracciale Moment, chiusura pavé, in oro rosa. Eccolo qui. Anche se un pochino mi sono pentita, perché l'oro rosa, diciamo, adesso mi sono fatta una cultura, però magari all'inizio non ero proprio... Tante cose non le sapevo, però tende ad ossidare più rapidamente, si toglie, diciamo, siccome essendo placcato, si toglie la placcatura, onestamente poi è brutto da vedere. Quindi ho comprato questo Moment, essendo che il bracciale è quasi completo, ho deciso, come altro bracciale, mi prendo lo stesso, solo in versione tutto argento, che è anche quello fantastico. Infatti quando la commessa me lo ha dato ero molto molto indecisa se prendere questo o quello, però poi alla fine ho deciso di prendere questo. Ecco, la prima cosa che si devono comprare prima di iniziare a comprare i charms sono le clip. Ecco, io ho preso questa clip, che sarebbe la costellazione rosa, e questa qui, tutta
con i cristalli che mi piacciono veramente tantissimo. Infatti non so se avete notato, ma nel mio bracciale ci sono tanti cristalli, appunto. E le clip è la catenina di sicurezza. Io ho preso sempre questa in pavè, appunto, perché brillava tantissimo. Purtroppo all'inizio è stato un po' brutto, perché appunto prima di andare a comprare prima di andare a completare il bracciale con i charms, si dovevano comprare queste clip e le catenine, e diciamo che non hanno un prezzo irrisorio, ecco, sono abbastanza costose, ed essendo che comunque non ho uno stipendio fisso al mese, ma in base ai clienti che ho, mi è venuto un po' difficile diciamo all'inizio. Però non vedevo assolutissimamente l'ora di comprare sia clip che catenina, così potevo iniziare a comprare charms. Dunque, non appena ho comprato quei due, il primo charm in assoluto che ho comprato è stato Bruno l'unicorno, che è fantastico. Cioè, io amo gli unicorni, li amo con tutta me stessa, quindi non poteva mancare Bruno l'unicorno, bellissimo. E poi sono andata a prendere il cupcake, che comunque determina il mio amore per la cucina, perché io amo tantissimo cucinare, è la mia passione, quindi non poteva mancare assolutamente nella mia collezione, ecco. E niente, non c'è. Adesso in questo momento non vi so spiegare il significato di ogni charm, però ogni charm c'ha il suo significato. Il bracciale, come potete vedere, è una meraviglia, nel senso, cioè, io amo questi colori, rosa, fucsia, diciamo che è molto colorato. Amo anche i colori dell'arcobaleno, infatti le unghie che dicono tutto. Ecco qui, queste clip, che sono una cosa spettacolare, veramente. E la scritta Love anche con l'arcobaleno. Cioè, sono charms stupendi. Per completarlo mi manca veramente veramente poco, ma conto di finirlo tutto per la prossima settimana, e voglio prendere tre pendenti e un altro charms, così finalmente il mio braccialetto è completato. Dunque ragazzi, in primis io voglio dirvi che io non sono un amante, cioè, nel senso, io non amo braccialetti, collanine, orecchini, anelli e queste cose qua. Ho questi anelli perché sono i miei anelli, cioè sono del mio fidanzato, cioè sono di fidanzamento. Questo qua è un portafortuna che mi regalò mia zia, e diciamo che non è che, come avete visto anche nella clip precedente, sono proprio una ragazza a quel sapore. Non amo truccarmi, non amo vestirmi chissà come, non amo tutte queste cose qui, quindi sono una ragazza molto molto semplice, diciamo. Non mi va, cioè, io principalmente spendo i soldi in materiale da lavoro. Per esempio, faccio le unghie, mi piace comprare cose per le unghie, magari cose che riguardano la rigamatrice, l'altro lavoro, insomma, che faccio. Non sono una ragazza a cui piace comprare queste cose, niente trucchi, niente niente. Però questo bracciale ha scaturito in me qualcosa che mi ha fatto dire: Rosalinda, lo devi comprare, perché è meraviglioso. E infatti non mi sono sbagliata, per fortuna ho seguito il mio istinto, cioè non mi compro mai niente per me, però ho voluto azzardare, diciamo, con questo gioiello, e ne sono veramente perdutamente innamorata, perché io amo le cose colorate, appunto, come si può notare, e amo le cose soprattutto che luccicano tanto. E infatti principalmente sono charms con tutti i zirconcini cubica, che brillano veramente tantissimo, quindi ottimi e adattissimi alla mia persona, diciamo, possono esprimere al 100% quella che sono io. Questa è la chiusura del mio bracciale, che fa ok così il click, e la catenina appunto evita magari di poterlo perdere. Allora, delle ragazze su vari gruppi, allora io praticamente non so se vedete, ma c'ho la catenina qui e dopo c'ho la clip. Delle ragazze mi hanno detto di fare al contrario. Allora spiego subito il motivo per cui io ce le ho posizionate in questo modo.
un attimino che faccio un po' di zoom. Allora, io ce l'ho posizionata in questo modo per, siccome togliendo questi, guardate, la catenina di sicurezza, mentre, ecco, se ne va un po' per gli affari suoi, gironzola qui. E a me questa cosa qua onestamente dà fastidio, perché non mi fa andare il bracciale completamente in... non in parallelo, nel senso diverso dall'altro lato, ecco, adesso non mi viene la parola. Comunque invece in questo modo, scusate, c'è un capello, invece in questo modo è perfettamente identico all'altro lato, ecco qui. E io lo preferisco comunque di gran lunga in questo modo. Allora, una volta finito il bracciale, non penso che lascerò così il posizionamento dei charm, ma comunque non appena avrò gli altri pezzi in mano vedrò come completare bene il braccialetto. Ed essendo il mio primissimo bracciale, poi non lo toccherò più di quel modo. Questo braccialetto, essendo appunto il primo, parla di me, della mia persona, delle cose che amo, delle cose che desidero. E diciamo, come tutte penso, il primo bracciale lo fanno in questo modo. Penso anche il secondo sarà su quello che amo, su quello che è la mia persona, perché comunque uno non ci basta. Diciamo che devo spendere un altro po' di soldini. Purtroppo è un tunnel, diciamo, senza uscita, nel senso che una volta che ne compri uno, li vuoi tutti a susseguirsi, diciamo, perché poi diventa, come fra virgolette, passatemi il termine, una droga. E lo vedi un charm e dici: oddio, quello lo voglio, quindi deve essere tuo per forza. Io ho scoperto fortunatamente una gioielleria che ha i pezzi scontati. Magari all'inizio ho speso veramente un sacco di soldi in store, mentre ho scoperto questa gioielleria che appunto ha i pezzi scontati del 30, 40 e anche 50%. Quindi, diciamo, una cosa che costa 75 euro la vado a prendere 45, cioè praticamente la metà. Quindi mi conviene molto fare così. E per quanto riguarda la pulizia, io ho visto un sacco di video anche da colleghe praticamente, che non hanno comprato il kit di pulizia, no? Quello che tanto vi vogliono acchioppare non appena comprate il primo bracciale. Infatti io non l'ho comprato, perché onestamente spendere 15 euro per un po' di detergente onestamente mi sembrava troppo, anche perché loro stessi consigliano, se non vai ad acquistare il kit, di prendere un sapone neutro e lasciare i charms, naturalmente togliendoli tutti un per uno, e lasciarli a mollo appunto in questo sapone neutro per un paio di minuti in acqua tiepida, poi prendere uno spazzolino morbido con setole morbide, andare a, diciamo, a sprecare i charms e poi ripulirli e lucidarli con un pannetto. Già questo è fattibile, onestamente 15 euro di soluzione per non farci poi niente mi sembra un po' esagerato. Il kit nuovo, se fosse stato il kit vecchio onestamente lo avrei preso molto volentieri, anzi credo fosse quello, io avevo detto infatti alla signorina che lo avrei preso, perché a me piacciono le scatole, quindi ragazze, purtroppo c'ho una malattia, cioè io amo le scatole, amo i sacchettini, amo i pacchettini, e quello praticamente rispecchiava quello che mi piace, che comunque piace a me. Poi c'era anche la chiusura per il cuore per aprire le chiusure, ed era anche buono perché solo quello costa 10 euro. I pannetti costano 5 euro ciascuno, comunque c'erano anche dei sacchettini, quindi magari quello lo trovo un po' più logico, ecco, diciamo così. E quindi fare questa pulizia con questo sapone neutro, e io la farò così. Ancora non l'ho mai pulito, a dire il vero, perché non trovo la necessità, in quanto ancora i charms, come potete vedere, sono molto lucidi. Questo mi è arrivato l'altro ieri, anzi mi è arrivato esattamente venerdì, ed è stupendo.
E niente, io comunque fra un paio di giorni credo di fare la pulizia pure per fare un video, per dargli una rinfrescata, diciamo, e vi mostrerò come pulirò io i miei Charms. Una cosa buona di Pandora è che nel caso in cui si dovesse perdere un cristallino, si dovesse staccare uno zirconcino, con la garanzia vi danno un prodotto nuovo. Però la garanzia non copre, appunto, come dicevo poco fa, se il rosé si dovesse andare a togliere un po' il colore, quello non è coperto da garanzia. E questo magari non è buono, perché comunque inevitabilmente si andrà a togliere. Avevo preso io all'inizio due clip in oro rosa per richiamare il cuoricino centrale, però poi ci ho ripensato onestamente e sono andata in store a cambiarle. Quindi ho detto, ma magari vediamo che poi più avanti si rovini di più. Pazienza, ormai la chiusura così me la tengo. Comunque penso per la prossima settimana, fra due settimane, vado a comprare anche l'altro di bracciale, perché ne voglio cominciare subito un altro. E niente, io vi ho mostrato il mio primo braccialetto di Pandora e più avanti sicuramente fra qualche giorno vedrete anche il video su come effettuerò la pulizia dei charms. E vi voglio mostrare anche l'ordine che farò, speriamo no, perché forse sicuramente questa settimana non ci arrivo, ma la prossima settimana devo acquistare appunto i 4 charms che mi mancano per completare questo bracciale, e quindi vi farò anche un video unboxing su quello che ordinerò, e magari, perché no, monteremo il braccialetto insieme. Certo, sarà una cosa abbastanza lunga, perché comunque vai a togliere tutti i ciondolini, è veramente un disastro. Quindi niente, vi aspetto tra qualche giorno nei prossimi video e io vi mando un grosso bacio. Ciao, alla prossima!